L'ospedale di Sulmona ha ricevuto la donazione dall'Istituto Acustico Maico del nuovo strumento diagnostico ad altissima tecnologia, il VHIT Interacoustics. Con il momento simbolico del taglio del nastro, il VHIT Interacoustics è stato ufficialmente consegnato all'ospedale di Sulmona e sarà a disposizione della cittadinanza. Lo strumento, donato dalla famiglia Menzietti, rende il reparto di otorinolaringoiatria di Sulmona un centro di eccellenza sul territorio, anche per le diagnosi delle patologie dell'apparato vestibolare. Vi ringrazio tutti, siamo veramente onorati e non è tanto per dire. Vedere così tanta attenzione a un'azione così che noi crediamo che sia dovuta, cioè stiamo facendo solo il nostro dovere, restituire a un territorio che negli anni ci ha dato tanta fiducia, perché l'azienda di mio padre è stata fondata appunto 68 anni fa proprio in Abruzzo. Ecco che all'Abruzzo siamo, adesso siamo in tutta Italia, proprio all'Abruzzo siamo profondamente legati. Ecco perché siamo qui oggi, ecco perché abbiamo scelto Sulmona, perché il reparto otorino qui ottimamente rappresentato, ma ringrazio anche la direzione sanitaria, l'ospedale Sulmona è già un punto di riferimento, ha già una posizione e anche un'identità strategica sul territorio. Per questo ci sembrava straordinario cogliere l'occasione di offrire una tecnologia all'avanguardia, che è una effettivamente abbastanza rara trovarlo negli ospedali, a una struttura, a un reparto che sa valorizzarlo. L'evento ha visto la partecipazione di tutte le principali istituzioni cittadine e ospedaliere, insieme a rappresentanti della regione Abruzzo. E la nostra azienda da sempre cerca di essere vicina al territorio, a cui è molto grata, perché da qui nascono le origini proprio di questa impresa ormai 66 anni fa, l'azienda è di famiglia, mio padre è l'Istituto Acustico Maico, e quindi possiamo dire che ha avuto tanto da questo Abruzzo, dal nostro territorio. Ecco che queste occasioni sono preziose per restituire, per esprimere gratitudine e esprimere qualcosa, una vicinanza appunto a un ospedale così importante come quello di Sulmona, che è un punto di riferimento nel territorio per quello che è l'otorino laringoiatria. E quindi l'unione e la responsabilità sociale tra un'azienda e un'eccellenza del territorio come un reparto ospedaliero come questo sicuramente può produrre un risultato straordinario, che è la qualità della vita, una migliore qualità della vita degli assistiti. Ecco che questa crediamo che sia una mission molto nobile, crediamo che dia valore al lavoro sia dell'ospedale che il nostro, e la sinergia tra pubblico e privato molto spesso è quello che serve per esprimere al meglio appunto il valore di un territorio. Dal punto di vista tecnico, cosa possiamo dire di questo macchinario, di questa attrezzatura medica? Questo è uno strumento all'avanguardia molto importante per rilevare i disturbi dell'equilibrio e per fare anche delle azioni di riabilitazione, di rimessa in forma da questo punto di vista. Sappiamo quanto è importante l'equilibrio, specie per pazienti di una certa età, evitare di cadere, evitare di sbattere la testa molto spesso è l'elemento chiave appunto per evitare che poi la qualità della vita di una persona, specie se anziana, possa peggiorare drammaticamente. Ecco che questo strumento messo a disposizione di una struttura così importante può aiutare molto gli specialisti, che chiaramente sono i medici addetti a questo tipo di analisi e questo tipo di azioni sanitarie. Ecco, noi mettiamo a disposizione lo strumento affinché il territorio possa beneficiare di questa eccezionale tecnologia. Perché questa donazione nel nosocomio Peligno? Perché qui abbiamo un bellissimo rapporto appunto con il reparto otorino, sappiamo che può valorizzare uno strumento, una tecnologia così specifica, così all'avanguardia, e quindi abbiamo creduto di approfittare di questa occasione. I disturbi dell'equilibrio influenzano significativamente la qualità di vita, rendendo cruciale una diagnosi accurata. L'audiovestibologia gioca un ruolo chiave in questo processo e strumenti di alta tecnologia come il VHIT Interacoustics permettono una diagnosi differenziale efficace. Questo strumento ci consentirà di fare in modo preciso una diagnosi di disturbo dell'equilibrio legato a una patologia vestibolare, insieme ad altri test come potenziali evocativi vestibolari, insieme alla clinica chiaramente.
e ci aiuterà moltissimo soprattutto in acuto, quando è importante fare una diagnosi differenziale tra patologia periferica, cioè dell'orecchio, e patologia centrale, cioè cerebrale. Si avvicina, questo strumento ci consente di fare una diagnosi che si avvicina al 96% a quella di una risonanza magnetica fatta nelle 48 ore, quindi abbiamo una specificità del 96% circa. E quindi è veramente un aiuto importante nella fase acuta e anche nella fase cronica, perché ci consente di fare una diagnosi di sede, una volta che abbiamo capito che è un problema otorinolaringoiatrico, a livello labirintico, insieme ai potenziali evocati vestibolari alla clinica. Quindi è veramente fondamentale. Sarà subito operativo? Sarà operativo nel più breve tempo possibile, chiaramente ci sono i passi burocratici da rispettare, come anche per l'altro strumento che è stato donato a gennaio scorso, che va ad integrare, a completare le potenzialità di quello di oggi, e quindi chiaramente sarà operativo presto. Quindi un importante presidio, questo bisogna dirlo. Veramente importante, fondamentale, oggi come oggi. Una volta avevamo solo l'otocalorimetria, il test calorico, la sedia rotatoria. Oggi abbiamo uno strumento importantissimo, più preciso, che lavora ad alte frequenze, comunque che integra altri test, però di cui non si può fare a meno per una diagnosi corretta dei disturbi dell'equilibrio. A livello ospedaliero, quale struttura in Abruzzo possiede questo macchinario? Ci sono alcune strutture private, poi c'è l'Università di Chieti, sono scarse le strutture che hanno questa dotazione, e quindi quello che realizziamo a Sulmona è molto importante per i pazienti. Questo dispositivo rappresenta un supporto importante per i professionisti della salute, offrendo un metodo affidabile per valutare le condizioni dell'equilibrio. Sicuramente possiamo dire che è un connubio tra privato e pubblico che secondo me dovrebbe essere sempre più incentivato, no? Perché ci sono opportunità che probabilmente il pubblico da solo non riesce a cogliere, per il semplice motivo che ci sono sempre poi difficoltà nel reperire budget o quant'altra cosa, per cui con il supporto del privato sicuramente si possono accelerare delle situazioni che poi possano permettere all'ente pubblico di migliorare la loro offerta. Per quanto riguarda l'ospedale di Sulmona, cosa significa avere a disposizione un macchinario di questo genere? Beh, non entro nel merito del tecnicismo della donazione, del fatto tecnico. Io dico che l'ospedale di Sulmona comunque rappresenta un'importanza fondamentale per la Valle Peligna, ma non solo, ma anche per la Valle Subequana, per parte della Valle dell'Alto Sangro, eccetera. Quindi vuol dire assicurare ai fruitori sicuramente un servizio maggiore, un servizio più completo. Quindi sicuramente un presidio importantissimo. Ma secondo me Sulmona è un presidio importantissimo, non fosse altro per il numero della popolazione che gravita su questo ospedale, e che deve essere messo sempre in condizione di poter offrire il meglio a chi ne ha bisogno. Per quanto riguarda questa donazione, ecco, cosa possiamo dire nel merito? Ma la donazione è sicuramente un momento importante. Come dicevo prima, il connubio fra pubblico e privato deve essere incentivato. La donazione fa parte poi di un'azienda come la Maico, che comunque è un'azienda che ha grandissima riconoscibilità per il loro marchio, per cui non credo che abbia necessità di pubblicità in questo senso, ma è proprio un elemento di vicinanza al territorio. La donazione da parte della famiglia Menzetti, che voglio ringraziare personalmente, rappresenta un passo avanti per il reparto, soprattutto per il reparto di Sulmona, ma direi per la UOC di otorinolaringoiatra, che rappresenta veramente un punto di eccellenza del nostro territorio, della provincia dell'Aquila e della regione Abruzzo. Con questa donazione il nostro reparto si arricchisce sempre di più, ed è proprio questa la logica che ci porterà a lavorare nei prossimi 5 anni, perché dopo aver ottenuto il primo livello per l'ospedale di Sulmona, l'obiettivo adesso è quello di riempire di contenuti il nostro ospedale attraverso maggiori attrezzature all'avanguardia e sicuramente maggiore personale. E oggi il nostro reparto diventa un punto di riferimento importante per tutti quanti i nostri cittadini, e quindi a tutti quanti i medici e il personale voglio augurare un buon lavoro. Sicuramente dà un valore aggiunto al reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Sulmona, che già è un ottimo reparto.
reparto, e quindi questa donazione finisce il completamento diciamo di una sicuramente di un servizio che il reparto dà a tutti i cittadini. Ovviamente bisogna dire che sostenere il territorio vuol dire prendersi cura delle persone che ci abitano, e quindi noi ringraziamo davvero questa donazione che è importantissima non solo per il reparto ma per l'intero territorio. Quindi un risultato davvero prestigioso. Risultato prestigioso, assolutamente sì. Il reparto dimostrerà ancora di più il suo valore. L'ospedale di Sulmona non ci dobbiamo mai dimenticare da dove è partito. 5 anni fa era in una situazione veramente di stallo totale, anzi in una situazione terribile, perché era un ospedale declassato, un ospedale senza primari, un ospedale che quasi non esisteva più. Abbiamo ridato linfa a questo ospedale inserendolo nella rete ospedaliera come ospedale di primo livello. Abbiamo cominciato a rifare sicuramente tutti i concorsi che sono utili affinché gli ospedali vengano gestiti al meglio da primari, e quindi continuiamo su questa strada, che credo che siamo sulla strada giusta. Uno strumento dunque prezioso per rendere l'ospedale di Sulmona e il reparto di otorinolaringoiatria il punto di riferimento fondamentale per la diagnosi delle patologie vestibolari e dell'equilibrio. Questa apparecchiatura va a completare un già completo quadro di strumenti diagnostici. È ancora più sofisticata, insomma, la capacità di questo apparecchio di ricercare alcune alterazioni dell'equilibrio nel differenziare una diagnosi più corretta di questi problemi. Questo presidio dove sarà posto? Sarà posto adesso negli ambienti occupati dall'otorino, nell'ospedale nuovo, presso gli ambulatori dedicati all'attività diagnostica. I vantaggi che porta questa strumentazione dal punto di vista appunto medico? Permetteranno appunto una più tempestiva e precisa diagnosi di alcuni disturbi dell'equilibrio, e quindi intraprendere una terapia riabilitativa più efficace, più pronta, e quindi con un notevole miglioramento degli esiti in un paziente che soffrirà di queste patologie. Quindi per la struttura ospedaliera, per la Valle Peligna, è sicuramente un importante risultato. Un ulteriore strumento a nostra disposizione per migliorare la qualità dell'assistenza erogata. Per quanto riguarda la Maico, che ha appunto offerto questa strumentazione, cosa si sente di dire? Mi sento solo di ringraziare di questa opportunità che ci danno e ci permetteranno di svolgere ancora più efficacemente il nostro lavoro. Possiamo dire che la patologia dell'equilibrio è in costante aumento, e avere a disposizione questo strumento ci consente un enorme passo avanti nella diagnostica immediata per quanto riguarda la tipizzazione della lesione, o meglio della localizzazione, se periferica o centrale, questo è di immane importanza, e successivamente di procedere a una diagnosi di maggiore precisione rispetto alla sede periferica della lesione, se si è rivelata tale. Un importante presidio. Assolutamente sì, perché purtroppo in passato molto era lasciato a test, diciamo, clinici e all'esperienza dell'operatore. Avere l'obiettività di una strumentazione tecnologicamente avanzata sicuramente ci aiuta tantissimo.